Buongiorno a tutti, buongiorno, sono la maestra Francesca della scuola di Via Polesine, classe seconda A. Auguri soprattutto alle bambine perché oggi è la festa della donna. Auguri alle mamme, alle nonne, alle zie, alle cugine e alle sorelle. Devo dire la verità che mi mancate abbastanza e io, per non farvi dimenticare di me, vi propongo un aiuto sulle schede che ho già condiviso nella nostra cartella seconda A di Polesine. Una breve spiegazione per aiutarvi a svolgerle. Guardate qua. Scheda numero 1. Sono tutti esercizi sulle addizioni ripetute che si possono trasformare in moltiplicazioni, perché se un'addizione ha gli stessi addendi, posso fare questa trasformazione. Guardate l'esempio. Una mano ha 5 dita. Quante dita hanno in tutto 4 mani? Io eseguo l'addizione 5 più 5 più 5 più 5 uguale 20. Essendo addendi tutti uguali, posso ottenere la trasformazione in moltiplicazione, cioè il 5 lo ripeto per 4 volte e ottengo 20. Potete proseguire come nell'esempio che vi ho appena spiegato. Scheda numero 2, stessa cosa. Un rametto ha 8 foglioline. Quante foglioline hanno in tutto 2 rametti? Qui l'addendo ripetuto è 8 più 8 uguale 16. L'8 lo ripeto 2 volte. 8 per 2 uguale 16. Va bene? Potete proseguire da soli. Scheda numero 3. Stessi problemi. Una scatolina contiene 10 colori. Quanti colori contengono 3 scatoline, 10 più 10 più 10 uguale 30. 10 per 3 uguale 30. Ok, potete proseguire. Nella seconda parte vi spiegherò altre due schede, sempre sulla moltiplicazione, ma un'altra con gli schieramenti. A dopo.